Purtroppo non è una situazione ancora tranquilla, anche stamattina ci sono stati dei disordini e quindi la situazione è tesa e francamente è una cosa che mi preoccupa e aumenta anche il mio sgomento e la mia pure indignata delusione rispetto al loro comportamento e anche alla conclusione di questa vicenda per la quale io avevo sperato un esito sicuramente diverso. Chiaramente che questa rabbiosa contestazione da parte dei migranti è la spia di un malessere molto più diffuso che reclama da una parte il superamento più rapido anche della tendopoli, ma anche la gestione e il governo in modo risoluto anche e risolutivo di un fenomeno che, come si vede, può degenerare da un momento all'altro, che se viene governato diventa una risorsa, ma altrimenti può diventare grembo fertile anche di derive antidemocratiche eppure violente. Ecco, lei si è sentito con Sua Eccellenza il Prefetto? Diciamo, quali sono? Ci siamo sentiti e ci siamo visti anche nei giorni scorsi. È chiaro che ci vedremo ancora e mi auguro che ci sia, oltre alla disponibilità anche della Prefettura, ma anche il contributo e la vicinanza e l'intervento delle altre istituzioni, sia nazionali anche regionali, che devono decidersi a intervenire nella complessità di questo fenomeno e quindi anche avviarlo a soluzione e poterlo governare nel modo più civile e più dignitoso. Come questione di ordine pubblico, ecco, e come sanità, lei è il primo cittadino, ecco. È chiaro che questo diventa, oltre che un problema sanitario, anche un problema di ordine pubblico. Ecco da dove nasce anche la mia preoccupazione e la mia ansia a poter governare queste esuberanze in modo tale che possano trovare al più presto anche una soluzione e riportare naturalmente la tranquillità e l'ordine normale all'interno del nostro territorio. Allo stato attuale quanti ne sono, sindaco? Allo stato attuale sono 270. I positivi al Covid sono quelli che si sono dichiarati disponibili al tampone, su 30 tamponi effettuati sono risultati positivi in 14, quindi se trasferiamo queste proporzioni sui grandi numeri è chiaro che ci troviamo in presenza di un 50% della popolazione positiva. Ecco perché è stata istituita la zona rossa, in modo da isolare il contagio e far rispettare la quarantena. E poi questi escono lo stesso? Perché... No, non stanno uscendo, c'è schierato il reparto mobile della polizia che è coordinato in loco anche dal primo dirigente Diego Trotta e che sta facendo un'azione di contenimento intelligente e anche consapevole. Per questo motivo lo ringrazio, perché anche il tipo di rapporto e di relazione con i migranti all'interno della tendopoli che vivono questa situazione è chiaramente una cosa molto importante.